Punizione da destra di Vignola, stacco su Tutti di Limido, che colpisce non pulito, di faccia per la precisione, ma in maniera regolare. La frittata sembra proprio fatta, ma l'orgoglio a volte fa miracoli e prima del riposo l'Ascoli pareggia. Punizione dal limite, Greco appoggia De Vecchi, rasso terra diabolico all'angolino, forse a sfiorare la barriera, si ricomincia. Al 36esimo l'Ascoli fa suo il quasi spareggio. Punizione da sinistra molto angolata di Greco, tiro liftato per la sua parte, con l'aggiunta di una deviazione di Bergossi. Tacconi è irrimediabilmente battuto. Reagiscono gli Irpini e ottengono solo di infuriarsi al 42esimo per questa traversa al volo di Vignola. Chiaro che alla fine sono contenti solo all'Ascoli. Veneranda, nato per inciso proprio nel Piceno, ad esempio non accetta che praticamente tutti e tre i gol della giornata, a suo dire, siano stati segnati dall'Avellino. Gli ribatte Sornione il presidente bianconero Rozzi. Il primo gol c'è stata una leggera deviazione di somma, forse ininfluente. Nel secondo l'abbiamo buttata dentro noi. Parlano di due autoreti questi, ma credo, autoreti o no, comunque provengono da tiri nostri. Ossia non è l'autorete, quello che libra in aria la butta in cosa. Una piccola deviazione, ma sa, quando si attacca tanto, quando si sta tanto in aria, queste cose avvengono.